Si è presentato in un autosalone fanese con l'intenzione di vendere una vettura, una Nissan Qashqai seminuova immatricolata a fine del 2014. Per l'auto, che risultava aver percorso poche centinaia di chilometri, l'uomo, un 44enne di Vibo Valentia, ha chiesto la cifra di 20.000 euro, esibendo un documento d'identità risultato poi falso ed intestato ad un'altra persona. Dopo la segnalazione del rivenditore insospettito, i poliziotti del distaccamento di polizia stradale di Fano sono intervenuti, raggiungendo al telefono la persona oggetto della sostituzione, che ha confermato di trovarsi in una località diversa da Fano e di non aver mai acquistato quell'autovettura. Il modus operandi da lui utilizzato era semplice: si procurava falsi documenti, procedeva all'acquisto di un mezzo nuovo aprendo un prestito con una finanziaria e versando solo il minimo richiesto. Dopo essersi impossessato del veicolo, nel giro di alcune settimane lo rivendeva ad un commerciante del settore, disposto a versare subito l'intera somma visto il forte sconto, incassando così il denaro prima che la finanziaria potesse accorgersi del raggiro. Una volta bloccato dagli agenti, il 44enne è risultato essere già noto alle forze dell'ordine quale autore di truffe consumate nella zona di Roma. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria per i reati di tentata truffa, possesso di documenti falsi e sostituzione di persona, mentre la vettura è stata sequestrata.